ma in particolare della mancata sottoscrizione rispetto allo scorso anno di 1.600 abbonamenti, un argomento sul quale si discute e la società ha deciso intanto di prolungare la possibilità di acquistare l'abbonamento sino al prossimo 22 settembre. Al di là delle dichiarazioni diplomatiche di rito, deve bruciare parecchio nella stanza dei bottoni giallo-blu il calo della campagna abbonamenti con l'annesso flop dell'iniziativa geniale del cosiddetto voucher, ossia i mini abbonamenti senza obbligo di tessera del tifoso per le gare di andata, solo 181 quelli sottoscritti. Per gli abbonamenti veri e propri, 1.500 in meno circa rispetto alla passata stagione, oltre 5.000 i fedelissimi persi per strada nelle ultime quattro. Un dato che deve bruciare parecchio se la società ha annunciato la riapertura della campagna abbonamenti fino alla prossima partita in casa, datata 22 settembre contro la Fiorentina. Evidentemente i piani alti del Palazzo Crociato ritengono che i tifosi siano stati 3 mesi in Costa Smeralda e che appena rientrati in città dalle ferie si precipitino i botteghini per sottoscrivere in massa nuove tessere e sfondare il muro dei 10.000. Il tutto senza farsi domande, domande che potrebbero invece riguardare l'ospitalità del Tardini, non l'hospitality, quella rivolta ai businessmen e ai VIP che godono di sempre maggiori comfort, ma quella che invece riguarda gli altri settori dello stadio dove le inadeguatezze sono note. Un argomento, quello degli abbonamenti, che è stato affrontato ieri sera ampiamente nella seconda puntata di Calcio e Calcio. È stato creato un nuovo spazio che si chiama Club dei 200, qualcosa del genere, che si viene ad aggiungere ai vari G-Box e compagnia cantante, ce ne sono talmente tante e va bene. Se c'è grande richiesta per questi spazi, ben venga, vengono fatti, perché sono soldi che perché sono soldi che entrano, ma il 10% va reinvestito per dare una sistemata, un minimo sistemata alla tribuna centrale est e alla curva nord, oltre che alla curva sud, cosa che non viene fatta. Il calo degli abbonamenti è generalizzato a un po' tutte le realtà italiane ed è un segno dei tempi, ma è giusto approfondire ed analizzare alcuni aspetti senza nascondersi per forza dietro la parola crisi economica. Se no, si corre il rischio di fare come quei vecchi democristiani che dicevano di essere soddisfatti anche quando avevano dimezzato i voti.